dreams are made of this. Am I to disagree? I travel the world and seven seas. Everybody's... Allora, c'è una grazia di beneficenza in cui si dà inizio al carnevale, un'ottima partenza. Sì, si parte alla grande. Ringrazio Luca per la collaborazione, perché ha messo a disposizione il suo locale, il Mediterraneo, un bellissimo locale dove faremo tutte le feste di carnevale. Quindi io penso che verrà un bellissimo carnevale, non mancate, mi raccomando, 5, 12 e 19 febbraio, e a tutti gli appuntamenti qui al Mediterraneo. Allora, vogliamo ricordare come ci si può tesserare? Certo, ci si può tesserare tramite il sito dell'ente carnevalesca. Tesseratevi, perché tesserandosi si aiuta il carnevale, si diventa soci e quindi si può anche partecipare all'organizzazione del carnevale. Luca, com'è andata la serata? Molto bene, ci sono state molte partecipazioni. Ringrazio l'ente carnevalesca di aver scelto questo ristorante. Sono veramente contento di partecipare a questa serata dove in qualche modo aiutiamo in una serata di beneficenza. Spero che ce ne siano altre. Tutto merito del carnevale di Fano, e un inizio di carnevale non poteva andare meglio. Ode al maiale. T'amo, pio maiale. E mite un sentimento mi sorge dal core nei giorni del tormento. L'eroismo tuo è del tutto evidente, già che di te, maiale, beh, non si butta niente. Soave lo zampone, e gioconda è la salsiccia, poesia son le braciole e la porchetta da riccia. Adoro la bresaola e lo speck, bramo per il prosciutto, anelo la mortadella, mi struggo per lo strutto. Ad inclinati poeti tu regali il pennello, ai veri intenditori tu doni il culatello. Tu insegni ai gretti umani come vivere alla grande, rotolandoti nel fango, ingozzandoti di ghiande, ma noi irriconoscenti diciamo che sei un orco, chiamando tua moglie scrofa e dandoti del porco. Ma tu, se puoi, perdonaci e non lasciarci soli. In fondo siamo umani e nemmeno troppo buoni. Buona serata! Etienne, quest'anno si riparte e quindi si ritorna alla normalità. Sì, era diverso tempo che non si faceva più la cena grassa, e quando si fa la cena grassa vuol dire che parte il carnevale. Carnevale che, per come lo conosciamo, per la città di Fano è veramente puro ossigeno, quindi è bello vedere qui stasera tanta gente che parte per le celebrazioni del nostro carnevale. Evviva l'Avis! Brindisi al carnevale! Anche la regione è presente a questi eventi a scopo benefico? Assolutamente sì, la serata meritava, sicuramente per la questione sociale importante che sta portando avanti, e poi naturalmente oggi è Sant'Antonio, apriamo con il martedì grasso il nostro carnevale, speriamo che sia una stagione sfavillante per il nostro turismo e per la cultura della città di Fano. Naturalmente come consigliera regionale mi impegnerò al massimo affinché siano stabilizzati i finanziamenti attraverso una legge apposita sul carnevale storico. Grazie mille Antonio, questo è il nostro piccolo riconoscimento, una medaglia che è simbolica di gratitudine. Innanzitutto grazie per aver prestato i vostri palati alle nostre specialità, sperando che le avete gustato, è stato tutto opera di tutti noi, una grande squadra. La cosa bella è che quando sono arrivato qua mi è sembrato un po' un ambiente sconosciuto. Io lavoro nella mia cucina e mi trovo molto bene, però entrare in questo ambiente che non conoscevo, tra virgolette, mi sono trovato in primis un po' in difficoltà, ma poi grazie ai miei colleghi che abbiamo creato una bellissima squadra mi sono trovato a mio agio. Ma la cosa che ho notato è che io lavoro tutti i giorni con persone vedenti, e loro la prima volta che hanno lavorato oggi con uno chef non vedente, la difficoltà doveva essere loro, invece no. Antonio, lei oggi ha dimostrato che per fare le cose non serve la vista spesso, ma serve il cuore. Ma lo approvo
a pieno regime, perché comunque non bisogna vedere per guardare lontano, questo è il mio motto. Basta cucinare con amore, passione e fantasia, che sono gli ingredienti fondamentali per un'ottima cucina. Ma noi qui stiamo oggi a ringraziare noi, tutti i commensali che hanno prestato il loro palato per le nostre specialità, e speriamo che abbiamo trasmesso quello che noi sappiamo fare. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. A che cosa si brinda in questo tavolo? Innanzitutto alla beneficenza, esatto, ecco. Quindi il tema della serata per noi è importante, perciò siamo qui. E poi soprattutto alla futura sposa. Quindi doppio evento si festeggia stasera. Esatto. La nostra Enza che si sposa! Ma voi parteciperete al carnevale? Siete già pronte per partecipare? Questo è l'inizio di una delle tante serate. Io e lei soprattutto. Avete già fatto la tessera? La tessera la faremo, sì. La dobbiamo fare ancora. Siamo in ritardo forse. Siete di Fano? Sì. Tutti gli anni quindi partecipate, a parte questi 2 anni di Covid, partecipate sempre al carnevale? È un rito, sempre. Assolutamente. Vi vestite come da tradizione? Beh, solitamente sì, sempre uguali, no? Ci travestiamo uguali, come sempre. Ma cosa vi mascherate? È lei che se ne occupa, solitamente. Lei si occupa dei vestiti? Non proprio dei vestiti, io coordino di solito il design della serata, in base a me. Fai la vostra wedding? Sì, sì, confermo. Di capelli, parrucchieria, fiori e design e vestiti. Quindi ognuno ha il suo ruolo in questo tavolo. Allora, buon divertimento, vogliamo fare un brindisi al carnevale di Fano? Tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bianca la tua pelle e ti fa bella tra le pelle. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciamo te al mondo. Un ringraziamento soprattutto anche all'APCI Marche. Sì, Associazione Professionale Cuochi Italiani, un ringraziamento doveroso per questa buona causa. Qui con me c'è Antonio Bedini a dirigere la cucina. Sì, quando la carnevalesca ci ha invitato a fare questa cena di beneficenza, abbiamo fatto per l'Unione Italiana Ciechi. Ringraziamo tutti degli ospiti che sono stati molto numerosi e ho sentito i commenti che sono rimasti tutti molto contenti da quello che ci hanno detto. Dell'ente carnevalesca al vostro servizio. Grazie di cuore a tutti, viva il carnevale! Naturalmente tutto il ricavato andrà all'Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e salutiamo e ringraziamo la presidente Mencarini che è qua con noi. Grazie a tutti.